Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di ISER, il format che vi farà sbellicare dalle risate mentre si impara l'inglese. Vabbè, se vi sono piaciuti i miei video precedenti, non esitare a iscrivervi al canale e cliccare la campanellina, così che quando pubblicherò un nuovo video voi ne sarete informati. Oggi vi vorrei parlare di un argomento che ogni tanto può creare alcuni problemi a chi parla inglese, anche a chi lo parla bene. Di cosa voglio parlare? Del do come verbo ausiliare. Prima di iniziare c'è da dire che il verbo to do ha un suo significato. Il suo significato è fare. Tuttavia, il verbo to do, come altri verbi in inglese, possono essere utilizzati come verbi ausiliari. Come del resto succede in italiano, no? Iniziamo col dire cosa sono i verbi ausiliari. I verbi ausiliari sono quei verbi che, una volta che vengono utilizzati insieme ad altri verbi, cambiano il significato della frase, in particolare cambiano la forma verbale. Facciamo un esempio. In italiano i verbi avere e essere possono essere utilizzati per creare la forma composta dei tempi passati. Io ho avuto, io sono andato, eccetera, eccetera, eccetera. Per esempio in inglese, per creare la forma composta dei tempi passati, si usa solamente il verbo avere. In inglese ci sono anche, come vi dicevo, i verbi ausiliari, che alcuni hanno un significato, tipo avere, essere, verbo fare, giusto? Altri invece non hanno un vero significato, però sono sempre verbi ausiliari. E di questo ne parlerò in un altro video. Adesso mi focalizzo sul verbo to do. Prima di vedere come utilizzare il verbo to do come ausiliare, dobbiamo andare a vedere la sintassi delle frasi. In particolare mi focalizzerò sulle tre principali: la forma affermativa, la forma negativa e la forma interrogativa. Come vedete, nella forma affermativa la sintassi è la seguente: soggetto, verbo ausiliare, verbo, il complemento o i complementi che vengono dopo. In una frase affermativa, il verbo ausiliare è opzionale. Se c'è, c'è, se non c'è, pazienza. Facciamo alcuni esempi. I am at work. Oppure, un altro esempio, I eat an apple. Un altro esempio può essere di cercare di unire queste due frasi insieme e vedere cosa esce. I am eating an apple. Nel primo esempio il verbo essere ha sia come funzione di ausiliare che come verbo normale. Infatti la frase ti significa io sono al lavoro. Nel secondo caso non abbiamo un ausiliare perché la frase è io mangio una mela. Il verbo to eat è messo là nella posizione di verbo. Non c'è ausiliare. Grandi, si va avanti. Nell'altro caso io ho formato la frase sto mangiando una mela perché in inglese il verbo essere, to be, può essere utilizzato per fare la forma progressiva delle frasi, tipo io sto mangiando una mela. Ora, per quanto riguarda la forma negativa delle frasi, c'è da dire una cosa. L'avverbio not odia stare da solo. Non ci piace. Vuole stare in compagnia. E di chi vuol stare in compagnia? Del soggetto? Del verbo? Del complemento? No. Vuole stare sempre solo in compagnia di un verbo ausiliare. È la regola, è così. Quindi, se andiamo a vedere la sintassi di una frase negativa, abbiamo il soggetto, il verbo ausiliare, che vedete questa volta non sta nelle parentesi quadrate, sta nelle parentesi angolari, perché ci deve stare. Il not segue il verbo e il complemento o i complementi. Andiamo a fare degli esempi. Se io devo dire io non sono al lavoro, I am not at work. Se noi prendessimo la frase di poco fa e gli mettiamo il not, la frase dovrebbe diventare qualcosa come I not eat an apple. Questo è sbagliato. Perché non suona bene. Semplicemente non suona bene. Nella frase affermativa, se l'ausiliare c'era, c'era. Se non c'è, paziente. Nella frase negativa, cosa ci mettiamo? Gli inglesi hanno deciso di utilizzare un verbo come verbo ausiliare jolly. Cioè, quando tu non sai che metterci, glielo metti, che è il verbo to do. Quindi in questo esempio, in quello spazietto vuoto che voi vedete, ci va infilato il do per formare la frase I do not eat an apple, oppure nella forma contratta I don't eat an apple. Quando noi andiamo a tradurre una frase del genere in italiano, la regola è semplice: se il do è utilizzato come ausiliare, non si traduce.
Semplice. Per le forme interrogative, come noi sappiamo, l'ordine di alcune parti di una frase vengono invertiti. Nella fattispecie abbiamo che il verbo ausiliare va per primo, seguito dal soggetto, poi abbiamo il verbo e il complemento o gli altri complementi. Quindi, se dobbiamo dire sei al lavoro, si dice Are you at work? Per fare un esempio come quello di poco fa, della forma progressiva della mela, possiamo dire Are you eating an apple? E se dovessimo dire in inglese Mangi una mela? Si potrebbe dire You eat an apple? No, non si può dire. In realtà gli americani alcun altro lo dicono. Ma è sbagliato! Perché nelle domande l'ausiliare non è facoltativo, ci deve stare. E quindi quando abbiamo un caso di questo tipo, la frase interrogativa diventa Do you eat an apple? Mangi una mela? Molti di voi potrebbero dire che queste cose già le sanno. Adesso dirò due cose che forse non tutti sanno. Come si fa una frase interrogativa negativa? Se noi prendessimo quello che ho detto poco fa, l'ordine dovrebbe essere piuttosto semplice. Abbiamo il verbo ausiliare, il not, il soggetto, il verbo e il complemento o i complementi che stanno dopo. In effetti è così, ma in un caso. Quando utilizziamo la forma contratta dei verbi. Quindi, per esempio, se devo dire non sei al lavoro, potremmo dire Aren't you at work? Oppure Don't you eat apples? Non mangi le mele? Tuttavia, quando utilizziamo la forma non contratta, il not non viene, diciamo, fuso con l'ausiliare, l'ordine cambia ed è il seguente. Abbiamo il verbo ausiliare, il soggetto, il not, il verbo e il complemento. Nella frase interrogativa negativa, il not si prende la libertà di stare lontano all'ausiliare. Evidentemente anche lui ha bisogno dei suoi spazi. Vi voglio fare questa domanda. In una frase affermativa, qualora non c'è l'ausiliare, lo possiamo utilizzare il nostro ausiliare jolly do? La risposta è sì. Vediamo a vedere in quali casi. Supponiamo che un vostro amico vi chieda Do you drink a beer? Possiamo rispondere con un semplice I do. Oppure possiamo dire Yes I do. Yes I want. Oppure possiamo dire Yes I do want. Come vedete, in tutti questi casi il do è utilizzato in una frase affermativa e non si traduce. Il do in una frase affermativa lo possiamo utilizzare come un rafforzativo di un concetto. Per esempio, se io voglio dire a me piacciono i cani, io dico I like dogs. Io se voglio dire a me piacciono veramente i cani, dico I really like dogs. Oppure I love dogs. Se lo voglio ancora dire con una certa convinzione, posso dire I do love dogs. Quindi non temete il do. Per un solo motivo, perché tanto non si traduce. Mettetelo dove va messo e mettetelo in quei casi in cui volete dire qualcosa di più enfatizzato. Se vi è piaciuto questo video, vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, visitare il sito internet e ci vediamo col prossimo video. Ciao!